di analoghi agenti rispetto a quelli che vanno in pensione. È importante, a nostro giudizio, soprattutto in virtù dell'escalation terroristica, che non significa soltanto un pericolo sociale confuso. Bisogna capire, in base anche alla lettura degli ultimi accadimenti, che c'è una capacità, una efficienza negli armamenti di cui sono dotati le cellule terroristiche, che è particolarmente efficace e purtroppo molto più efficace rispetto alle attuali dotazioni nelle nostre forze dell'ordine e delle nostre forze armate. Quindi questo emendamento è mirato, è un emendamento molto concreto, è mirato a migliorare e ampliare la capacità e l'efficienza negli armamenti, negli equipaggiamenti, nelle strutture di riferimento per le forze dell'ordine. Quindi per questo chiediamo agli altri gruppi di maggioranza e di opposizione di sostenerlo. Grazie, non ho altri iscritti a parlare. Metto in votazione l'emendamento 1.71 Rampelli, parere contrario Commissione e Governo, favorevole della relatrice Forza Italia e 5 Stelle. Si rimette all'Aula il relatore Sisel. Aperta la votazione. Ci siamo? Abbiamo votato tutti? Sì, abbiamo votato tutti. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'1.2154 Nuti, per il quale il relatore ha proposto una riformulazione che è stata accettata dal proponente. Lo metto in votazione con il parere favorevole di Commissione, Governo e relatore di minoranza. Aperta la votazione. Ci siamo? No? Gigli, ha preso la strada più lunga. Cesaro Antimo, Busto. Busto ha votato, non vedo altre mani alzate. Gigli ancora non ha votato. Frusone ha votato, ora Gigli. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo all'1.106 Tofalo. Parere contrario Commissione, Governo e relatrice Forza Italia. Favorevole relatore 5 Stelle e relatore Sisel. Aperta la votazione. È aperta la votazione. Dall'AI. Dall'AI è riuscito. Grassi. Ribaudo. Ok. Melilli. E poi chiudiamo. No, e Amendola. Amendola che votate, è chiusa la votazione. La Camera respinge. 1.107 Molteni. Parere contrario Commissione, Governo, relatore Sisel, favorevole relatore 5 Stelle e Forza Italia. Aperta la votazione. Siamo? Luigi Gallo ha votato. Occhiuto. Martella. Occhiuto ha votato. Martella ha votato. Piccolo Giorgio. Ferranti ha votato. Magorno. Bene, è chiusa la votazione. La Camera respinge.
Passiamo all'1.4026 del Governo. Parere favorevole, Commissione, Governo, relatore 5 Stelle, relatore Sisel, contraria la relatrice Forza Italia. È aperta la votazione. Buongiorno, ciao, come stai? Insomma, sono appena rientrato da Civitanova. T'ho visto che stavi a Civitanova e c'avevi l'iniziativa. No, è la mia, ma non ci arriva qua. Ah, vabbè, allora. Adesso comunque Savino tanto Sandra. Si è caricata. Savino Sandra. Ci siamo? Sì, è chiusa la votazione. No? Vabbè, mi dispiace, avevo chiuso. La Camera approva. È ancora accantonato l'1.21, no. Onorevole Tancredi, 1.2145 è a posto? No. Presidente, c'è una riformulazione un che è stata distribuita e rimaniamo, siamo fermi a quello. Ma dove sta la riformulazione? Allora, già. 2145, lume... no, c'è un parere contrario. Contrario. Parere ok, contrario. Perfetto. Quindi il vecchio accantonamento non c'è più perché abbiamo risolto il tema. Ok, 1.2145. Furnari, parere contrario, Commissione, Governo, favorevole della relatrice Forza Italia, si rimette all'Aula il relatore 5 Stelle e Sisel. Aperta la votazione. Senti, ma vuoi che me li faccio io questi adesso? Non so quanti ce ne gli emendamenti lì, lo senti, io finirei gli emendamenti e poi dopo tu hai mangiato dei fa cose. Certo, una cosa adesso a voi. Però se io finirei gli